Ciao a tutti! Oggi vi mostro come realizzare queste bellissime bamboline. Prendo della lana e faccio delle pieghe all'incirca ogni 15 centimetri. Realizzo così una matassina con circa 20 fili. Con un filo vado a realizzare due nodi. Questa matassina serve per realizzare i capelli della bambolina. Ho preso una bacchettina per il sushi e la vado ad inserire nella pallina. In questo modo è più semplice lavorarla. Vado ad incollare la matassina sopra la pallina di legno, utilizzando della colla a caldo. Faccio andare i fili tutti nello stesso verso, così sembra più pettinata. Dopo aver incollato, prendo dei piccoli elastici trasparenti e vado a realizzare due code. La lunghezza dei capelli la vado a tagliare successivamente. Si può anche realizzare una pettinatura raccolta in alto o delle trecce. Preferisco due code per farla diventare più sbarazzina. Con un pennarello indelebile vado a disegnare gli occhi. Vado a realizzare due cerchi con delle ciglia. Con un colore bianco vado a dare un po' di luce. Si possono usare anche i colori acrilici. Per disegnare le guance sto utilizzando un pastello a legno. Si può utilizzare anche un colore per il viso. Vado a sfumare un po' con le dita. Disegno la bocca ed ecco il visino. Utilizzo il tappo di un contenitore. Con un bicchiere vado a realizzare un cerchio. Realizzo così due sagome. Ora le vado a ritagliare. Con un bicchiere più piccolo vado a realizzare un cerchio all'interno e lo vado a tagliare. Realizzo queste sagome con dei coperchi di plastica. Ho provato a realizzarle con il cartone, però quando vado ad avvolgere e a tagliare il tulle, le forbici vanno ad infilarsi sempre nel cartone. Ho piegato del tulle e vado a tagliare circa 10 cm di larghezza. Prendo un lato e inizio ad avvolgere sulle due sagome unite. Quando vado ad avvolgere il tulle sopra, faccio girare le sagome. In questo modo il tulle non si attorciglia. Quando giro il tulle non lo tiro, lo lascio morbido. In questo modo anche il taglio sarà perfetto. Ora vado a tagliare in questo modo.
vado ad inserire le lame al centro dell'esagone. Per tagliare bene bisogna utilizzare delle forbici molto affilate. Prendo un filo che ho utilizzato per fare i capelli, ne prendo un altro e lo vado ad inserire in questo modo. Tenendo stretto il tulle, vado a realizzare un nodo. Dopo aver realizzato il primo nodo, tiro fuori il tulle dall'esagone. Con le dita vado a schiacciare sul primo nodo per tenerlo fermo e realizzo il secondo nodo di chiusura. Con le mani vado ad aprire bene il tulle. Se il pompon non è perfettamente tondo, vado a tagliare le estremità con delle forbici. Per lasciato un filo sotto. Su questo filo vado ad inserire una campanellina. Vado a chiudere con un nodo e poi lo vado a girare in modo che non si noti. Per alla fine dovrà risultare un pompon così preciso. Prendo della gomma Eva Glitter, vado a realizzare un fiore. Si può anche realizzare tagliandolo a mano. L'ho riscaldato un po' e gli ho dato un po' di forma. Al centro vado a fare un piccolo foro. Prendo una molletta per capelli e vado ad inserire il filo. Si può utilizzare anche un ago per la lana. Ho inserito questo fiore realizzando così il colletto. Poi vado ad inserire la molletta nel buco della testolina, facendola uscire nei capelli. Vado a mettere della colla a caldo sulla gomma Eva e vado ad incollare la testolina. Poi faccio un nodo sopra. In questo modo la bambolina la potete appendere dove vi pare. Oppure si può inserire anche un cerchio per portachiavi. Ora vado a tagliare i capelli. Li preferisco realizzare in questo modo, così la bambolina è molto più sbarazzina. Con del nastro si possono realizzare anche dei fiocchetti e metterli sopra i capelli. Questa bambolina è semplice, facile da realizzare, può essere una bellissima bomboniera, utilizzando i colori che preferite. Può essere anche un bellissimo segnaposto, un pendente per l'albero di Natale o altro. Ho realizzato questo piccolo cerchietto in gomma Eva e lo vado ad inserire in questo modo. Lo vado a fermare con un po' di colla. Ho realizzato due quadrati con della gomma Eva e li vado ad incollare in questo modo. Ed ecco a voi finita la bambolina. Il video è terminato. Se vi è piaciuto questo video, mi date un like, iscrivetevi al mio canale,
attivate la campanellina e condividete.